chiamo Carmina Rai. Sono nata il giorno in cui il mondo è finito. I sopravvissuti si sono fatti delle nuove vite sottoterra. In superficie c'era soltanto cenere e gelo e morte. Pensavamo che l'inverno non sarebbe finito, tuttavia la vita è ricominciata. Avevo 6 anni la prima volta che ho visto il sole. Per mamma e papà fu una vista straziante. Il mondo che conoscevano era perduto per sempre, ma non per me. Non avevo mai visto nulla di così perfetto. Non eravamo gli unici sopravvissuti e col tempo, poco a poco, la comunità è cresciuta. Non è sempre stato facile, ma per un po' ha regnato la pace. Questa era Prosperity. Una nuova casa. Una nuova vita. Una normalità. Ma, come accade con tutte le cose buone, non poteva durare a lungo. I guerrieri sono arrivati da est, guidati da 2 sorelle. Gemelle. Qualcuno gli aveva parlato del nostro paradiso. Dicevano che se lo sarebbero preso. Non potevamo resistere. Hanno preso tutto ciò che potevano, il cibo, le nostre case, la nostra gente. Ci serviva un miracolo. E sentimmo parlare di Thomas Rush. Col suo braccio destro girava per la costa ovest aiutando la gente a ricostruire ed era su un treno che passava Hope County. Mia madre mi ha mandata a cercarli per convincerli ad aiutarci. Erano la nostra speranza, la salvezza. Ma tutto è andato storto. Capo, stai bene? Cristo! Vengono qui! Alzati, capo! Alzati, presto! Sono i guerrieri della strada! Ci uccideranno! Alzati, capo, alzati! Cazzo, Barnes! Se strilli così ci farai ammazzare tutti! Rush, sei vivo! Aiutami! No, non c'è tempo! Dobbiamo andare! Barnes! Non abbandoneremo qui, capo! Arriveranno presto. Dobbiamo restare uniti. Hai capito? Capo! Tocca a te. Dobbiamo armarci, raggiungere i nostri e trovare un modo per andarcene. Più facile a dirsi che a farsi. Un passo alla volta, Bars. Va avanti, ti seguiamo. Questa parte, Barnes. Secondo me dobbiamo scappare. C'è altra gente da salvare. Ascoltate, guerrieri della strada. Abbiamo fermato quel cazzo di treno. Ora prendiamoci tutto quello che si può prendere. Uccidete chi cerca di fermarsi. Arriva una tempesta di sabbia. Se ci finiamo dentro, siamo nella merda. Dobbiamo andare avanti. Era una cattiva idea. Perderti in giro, Barnes. Resta col capo. Niente
siete quelli che creano problemi. Non so di cosa tu stia parlando. Ieri sono sbucati da me. Rispondi alla domanda, cazzo! Siete solo dei problemi del cazzo. Ecco cosa succede a mettersi contro i guerrieri della strada. Non voglio stare qui. Fortuna sei qui. Non troviamo l'arma per difenderci, verranno a ucciderci. Dobbiamo salvarli. Prima troviamo tutti, meglio è. Qui ci sono i guerrieri della strada ovunque. Dobbiamo assolutamente andarcene. Restiamo calmi. Non dobbiamo mollare. Cos'è stato? Dio, vengono qui come se fossero a casa. Il posto è nostro. Abbiamo finito con Occauti, dobbiamo scoprire da dove sono venuti questi. Ti credi sto cazzo? E allora basta. Ti sbatteremo nell'arena. Allora sì che si vedrà cosa sai fare. Fammi vedere come dà. Avanti, tappa! Ma corre con le armi. Non andartene, ti prego! Grazie, mi devi un favore. Dai, prego. Cazzo! Quella Rai ti ha portato nel nostro territorio. Dov'è Carmina Rai? Carmina la deve fare. Che cazzo è stato? Armeria. Questo è jackpot, cazzo! Dobbiamo assolutamente. I guerrieri sono fuori con noi. Preparate la carne fresca per le gemelle! Rush, sono Carmina. Rush, se sei vivo, vai al fiume. Segui il fiume fino a Hop County. Carmina è viva, hai sentito? Andiamo al fiume. Capo, Lars, tutti con me. Ce la potete fare. Semplificatevi la vita, è un consiglio. Altrimenti non ci divertiamo più. Dobbiamo andarcene da qui. Tutti indietro, indietro! Indietro!
andarcene da qui. La tempesta peggiore. Oh, la sabbia, ne resisteremo. Non abbiamo finito. Andiamo al fiume. Buon Natale di sto cazzo a tutti, gente! Babbo Stradale ha portato un treno carico di regali. Oh. Che cosa abbiamo qui? Conigli. Oh, no. Ho una domanda per voi, conigli. Che cazzo pensavate che succedesse? Spostarsi su un gigantesco bestione di ferro che sputa fumo nero. Chi non vi avrebbe visti? Cosa volete? Bans! Vogliamo sapere se voi siete dei problemi o se li risolvete. Cosa? Il nostro vecchio ci ha sempre detto che la gente può creare problemi o risolverli. Il mondo ha già troppi fottuti problemi. E noi cerchiamo gente che ci aiuti a risolvere i problemi, i nostri perlomeno. Se risolvi i problemi, con noi sei a posto. Cibo, vestiti, armi. Ogni cosa che può servire. Pure l'assicurazione medica. Ma se i problemi li crei, beh, papà ci ha insegnato cosa fare in quel caso. Chi crea problemi deve essere risolto. Mm-hmm. Il vecchio ha risolto un sacco di problemi ai suoi tempi. Sì. Cazzo! Quindi, conigli, siete problemi o quelli che li risolvono? Risolviamo problemi. Abbiamo risolto problemi in tutto il paese. Possiamo darvi acqua potabile, costruire rifugi, tutto quello che vi serve. Bans, taci! Potete farlo? Cioè, non io, ma Rush, lui... Allora tu sarai il nostro risolvi problemi numero uno. Vai a farti fottere. Ok. Hai finito? Allora, riproviamoci. Risolverai i problemi per noi, caro il mio Rush? Ok. Vai, salvati!